Sì, così. Sì. Calma, bello. Calma. Bene così. Perfetto. Ehi, bello. Ti piace? Sì. A tutti piace qualche carezza. Sì. Possiamo uscire. Bravo, fai casino. Cioè, non capisco io perché deve far casino con la pistola. Dai Mike, che tu c'hai. Sei un segugio, sei. Ma qui c'è il mondo da esplorare. Dai, un totem fortuna, qualcosa. Acciaia. Totem morte. Ci siamo messi male, ragazzi. Questo è un brutto segnale. Aspetta, prima di scendere. Si sale, si scende, si sale. Ovviamente chiusa. Ma sei scemo? È tutto esplosivo qua. Vabbè. Ma lo devo fare per forza? Eh sì, sono obbligato. Ecco. Bene. Ma sei scemo, ma scappa!
camere dallo psicopatico. Ehi, è chiuso. Ma che chi è stato? Questa notte stanno succedendo delle cose veramente assurde. Non riesco a credere che sia morto Josh. Io non riesco a credere che sia morto così. No, voglio dire, e se si fossero sbagliati? Forse dovevamo controllare il capanno per vedere di persona. Ah, non lo so, ci sono cose che una volta viste non si possono più dimenticare. Sì, hai ragione, ma certe cose vanno viste coi propri occhi. A me basta la loro parola. Vernice. È ancora fresca. Vernice. Rossa. E non lo consideri. Attenzione, un totem. Usti! Totem morte. Porca miseria, guarda come si sta componendo bene. Si vede che sto proprio giocando alla grande proprio. Dai, ma non si può. Guarda, un'ascia. Mi sento meglio con un'ascia. Cosa dice dell'ascia? Un'ascia conficcata nella porta della stazione della funivia. Prima non c'era. Ah, giustamente. Oh, e adesso la porta è chiusa, Matt. Sfonderesti la porta? Wow, aspetta un attimo. Se buttiamo giù la porta ci sentirà. Tu hai un'idea migliore? Non saprei. E se... Guarda. Cosa? Una finestra. Fantastico, Matt. Da quella fessura ci passa solo il burro cacao. No, andiamo. Tu non passerai mai di là, ragazzone. E infatti. Passi tu, Emily. Io non ci passerò, ma tu sì. Ma sei matto? Vuoi che mi infili in quel buco minuscolo? Ti ho visto infilare jeans anche più stretti, eh. Scusa? È un talento. Pensane un'altra. Non posso farlo, probabilmente il maniaco è seduto proprio sotto quella finestra aspettandoci mentre sorseggia una pigna colada. Sì, certo. Ok, va bene. D'accordo. Adesso io... Adesso... Shh, fallo e basta! Successo. Cosa cazzo sta succedendo? Deve essere quel tizio, quello che... chi ha preso Chris, Ash e Josh. Deve sapere che questa è la sola via di fuga. Non lo dire. Guarda, la cabina è finita laggiù. Beh, in fondo, voglio dire, non è così lontana. Ci arrivi con un salto. Salto bene, Em. Ma non così lontano. Grazie della fiducia. Beh, Matt, se non ci arrivi con un salto, cosa facciamo ora? Non lo so. Dio, è stato distrutto tutto quanto. Chi l'ha fatto sapeva bene che cosa fare a pezzi. Oh, Emily, fammi passare per piacere. Grazie. Qualcuno si è davvero divertito qui. Che disastro, già funzionava a malapena prima. Figuriamoci adesso. Ranger Pat. Ehi, guarda! Torre antincendio! Ehi, Marco Polo, e se mettiamo in funzione la funivia e ci diamo una mossa, eh?
stucchevole. Vabbè. Non mi piace. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. Se hai idee? Guarda tutta questa roba, deve esserci qualcosa di utile. Perché non mi fa andare lì dove si illumina tutto? C'è la chiave. Niente chiavi, niente cabina. Siamo al punto di partenza. Che ne dici della torre antincendio, quella sulla mappa? Potrebbe essere un'idea. Forse c'è una radio o qualcosa, voglio dire, sarebbe logico, no? Sì, forse. Matt, dobbiamo arrivare a quella radio. Non lo so, Em. Potrebbe funzionare, ma secondo me ora sarebbe meglio tornare alla baita. Siamo separati da troppo tempo. Aspetta. Perché? Per quale motivo vuoi così tanto tornare alla baita? Vuoi chiuderti nella tua stanza a piangere? Cosa? No! Non fare il fifone, dobbiamo farlo, Matt. Va bene. Va bene. Come vuoi tu. Se non insisti. Oh! Aspetta! Cosa fai? Tesoro. Ci sto tirando fuori da questo casino, genio. Dai, Emily, sei lenta come... Ma guarda qui. Tu vieni con me, bella. Eh beh, certo. Se no te non te l'ha fatto trovare del tizio. Vieni, possiamo uscire passando di qua. Stai bene? Sì. Grazie, forse dovresti andare tu per primo, per proteggermi. Certo, certo. Mi sento svenire. Guardare giù. Ok. Ok. Porca troia, grazie al cielo è fatta. Puoi dirlo forte. Aspetta, qui non c'è niente. Vedi che c'è qualcosa? Un totem. Totem guida, mi sembrava una pistola spara razzi. Totem guida. Il lupo si è avverato, il corvo lì, ok. Va bene. Si avvererà anche questo, una pistola lanciarazzi mi sembrava. Quella che Emily mi dava tra le mani. E se non funzionasse? Cosa? La radio! Funzionerà. Ma se non lo facesse, ci serve un piano. Forse possiamo scendere a valle. Scendere da qua.